Possiamo installare un quadro elettrico nuovo, ma collegarlo a linee esistenti? Ciao, sono Alessio Piamonti, sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, che è il primo portale di formazione specifico per elettricisti in cui divulghiamo le norme del settore in maniera semplice e chiara. Oggi risponderò a questo quesito. Quando andiamo a realizzare un nuovo quadro elettrico perché ci viene chiesto di fare solo quello, ma lo dobbiamo collegare a delle linee esistenti, come la gestiamo? Ora lascia stare la foto qui di questo quadro che è presa dal web, quindi fa schifo alla vergogna. Noi in Italia cabliamo con fase di un certo colore e il neutro che deve essere blu, ovviamente. Questo è un quadro fatto così. Cosa devi considerare sul quesito iniziale? Tu devi considerare che nel momento in cui rifai un quadro nuovo, se ci colleghi delle linee esistenti, bisognerà quantomeno che queste linee siano protette dalle sovracorrenti che tu dovrai proteggere con l'interruttore che hai montato nel quadro. Cioè, non è che puoi avere un interruttore da 16 A e poi a valle c'hai una linea da 0,75 o da 1 mm. No, non funziona così, perché a quel punto è vero che hai fatto il quadro nuovo, ma le linee che hai collegato a valle non sono protette e quindi continua a permanere un rischio sull'impianto elettrico che poi si può ripercuotere su di te, perché sei stato tu l'ultimo che è intervenuto, sei stato tu colui che ha montato il quadro, sei tu il professionista e sei tu che dovevi sapere che un interruttore da 16 A non riesce a proteggere in quel caso specifico la linea da 1 mm². Ti ricordo che ho messo a disposizione un video gratuito per te che sei qui a guardare questo video e ti basta semplicemente andare su questo link del nostro sito per poterlo visionare. Ciao professionista!